Ben ritrovati per l'ultima puntata di Agreste 2014. Preparati i fazzoletti per i saluti finali, oltre che per l'attuale situazione in Campania, di cui siamo perfettamente a conoscenza e di cui parleremo anche in quest'ultima puntata. Faremo infatti un ulteriore quadro del mercato della frutta estiva e non solo di quella, guardando anche a quello che sta succedendo nel resto dell'Europa. E poi nel Focus torneremo a parlare del nuovo PSR 2014-2020 della Regione Emilia-Romagna, dandovi gli ultimi aggiornamenti anche sulla tempistica. Mentre nella parte tecnica di oggi, Riccardo... Ciao Tania, un saluto a tutti voi che ci state seguendo. Nella parte tecnica sentiremo Sergio Crovini, medico delle piante delle colture frutticole, con le indicazioni per i consigli per la gestione della difesa del melo. Bene, allora prima di tornare a parlare di frutta, visto che quella di oggi è l'ultima puntata, facciamo anche un breve quadro delle altre colture che si devono ancora finire di trebbiare o raccogliere in provincia di Ferrara. E cominciamo dalla bietola. In provincia di Ferrara nel 2014 ci sono 7.217 ettari di barbabietole da zucchero. Secondo i dati CoproB, a un mese dall'avvio della campagna saccarifera 2014, la produzione di barbabietola è caratterizzata da una resa produttiva per ettaro buona, soprattutto dal punto di vista quantitativo, e che si assesta attualmente intorno alle 67 tonnellate per ettaro. Questa buona resa compensa il minor grado di polarizzazione, inferiore alla media storica, e garantisce un'apprezzabile produzione di saccarosio che si stima supererà le 10 tonnellate per ettaro. Nonostante le continue piogge, si sta rispettando la programmazione di inizio campagna. Secondo i dati del coordinamento dei tecnici di produzione integrata della provincia di Ferrara, è da segnalare però la presenza di cercospora. Per quanto riguarda il mais, in provincia di Ferrara gli ettari nel 2014 sono 35.284, con un meno 13% rispetto ai 40.505 del 2013. Siamo indietro a causa dell'andamento climatico che ha portato ritardo nella maturazione di almeno 7-10 giorni. Comunque siamo quasi al 50% della raccolta a livello provinciale. Per i precoci, classi 300 e 400, produzioni molto buone con un 15% in più rispetto al dato medio, con punte attorno ai 120 quintali per ettaro. Dalle classi medio e tardive ci si aspetta qualcosa in più, ma oggi è ancora presto per dire quanto. Visto l'andamento climatico, sono molto contenti i produttori di mais da biomasse per le elevate produzioni. Ad oggi nessun problema di micotossine. Per quanto riguarda il riso, invece, siamo vicini ai 7.000 ettari in provincia di Ferrara, la situazione produttiva è nella media, il clima ha ritardato il ciclo vegetativo di almeno 10 giorni e questo potrebbe incidere sul mercato in quanto i primi risi trebbiati spuntano prezzi migliori. Ma tutte le zone risicole hanno questo ritardo e quindi si vedrà cosa potrà succedere nei prossimi mesi, anzi nelle prossime settimane. Non ci sono problemi di brusone, quindi le malattie non dovrebbero incidere sulle rese produttive. L'andamento climatico dei 15-20 giorni che ci separano ad oggi dalle raccolte saranno comunque decisivi. Per quanto riguarda la soia, in provincia di Ferrara nel 2014 sono previsti 18.521 ettari, compresi i secondi raccolti. Le piante si presentano in situazione ottimale, verdi e ben sviluppate, complici sempre le condizioni climatiche, favorevoli con poco caldo a luglio. L'acqua c'è stata, non ci sono disseccamenti e non ci sono stati problemi di ragno rosso. Il prodotto comunque deve ancora maturare e solo allora si avranno idee più chiare sulle rese. Infine le mele, nel 2014 in provincia di Ferrara ci sono 2.055 ettari di melo, di cui 1.823 in produzione. Ci sono prospettive di produzioni molto elevate, calibri inferiori rispetto allo scorso anno. In questo momento su Fuji c'è già colore e questo è davvero positivo. Qualche problema invece per Crips Pink dovuto al fatto che i francesi hanno alzato l'asticella e quindi il prodotto richiesto dovrà avere una colorazione più intensa rispetto agli anni scorsi.